E non sapeva cosa fosse. Anche io ero in quel buio e fu proprio allora che lo conobbi. Ciao. Chi sei? Cosa vuoi? Io non ti vedo tanto bene, vedo solo la tua ombra. Però io ti sento. Ti dispiace se chiacchieriamo un pochino assieme? Ma certo. Perché vedi, tutto questo buio a me fa un po' paura. A me no, io non ho paura. Oh, io lo so bene. Non c'è niente di male ad aver paura. No, io non ho paura. Tutti hanno paura. No, io non ho paura. La mia nonna diceva sempre che quello che fa veramente male è la paura della paura. Oh, meno male! È tornato il sole! Ehi! Aspetta! Tu mi stai dicendo che tutti hanno paura? Anche mio papà? Cioè, anche il re, anche la mia nonna. Ma certo che tutti hanno paura. Ma guarda che avere paura non è mica una brutta cosa, sai. Anzi, è tanto utile. Ma se per esempio non avessimo paura delle bestie feroci, oppure di bruciarci col fuoco, o di sporgerci da una grande altezza, guarda che correremmo dei grossi rischi, ci faremmo molto male. Poi la paura può essere anche divertente. Non so se hai presente quando sei al buio che giochi a nascondino e sei lì che aspetti e improvvisamente qualcuno arriva alle tue spalle e fa "Woo!". È la paura della paura, diceva la mia nonna, che ci fa male. Cioè, se noi teniamo nascoste le nostre paure dentro e non ne parliamo con le persone di cui ci fidiamo e a cui vogliamo bene. Ti faccio un esempio. Fai un brutto sogno e in questo sogno c'è una cosa che ti fa tanta paura, però ti vergogni e quindi decidi di non raccontarlo a nessuno. Beh, insomma, quella
qualcosa che hai sognato, che sta lì dentro e che non hai raccontato a nessuno, diventa sempre più grossa, sempre più grossa, sempre più grande, spinge, spinge per uscire fuori. Invece, se lo racconti a una persona a cui vuoi bene, di cui ti fidi, beh, guarda, io te lo garantisco, mentre lo racconti, piano piano quel sogno diventa sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, e può capitare che addirittura tu ci faccia una risata sopra. Garantito. E tu? Di che cosa hai paura? Oh, di un sacco di cose. Sei pronto? Attento, eh? Allora, dei topi, dei pipistrelli, dei serpenti, degli stupidi, dei mostri, del buio. Dai, adesso prova tu. Va bene. Provo a dire di che cosa ho... paura dei mostri, dei draghi cattivi, dei furfanti, dei briganti e... Ma sai che mi sento molto meglio adesso? Da allora il mio amico Cavaliere Giallo divenne un vero coraggioso, perché per essere veramente coraggioso bisogna conoscere e riconoscere la paura. Ma certo, lui dico. Allora, Orsetto Musetto ha detto che anche lui vuole diventare un orsetto coraggioso e quindi dice a tutti quelli a cui vuole bene, cioè te e me, e quali sono le sue paure, cioè che ha paura dei pipistrelli, dei mostri e del buio. Oh, sì, vecchio, senz'altro. E questo Musetto dice, se hai voglia di farci un disegno o di Licia Musina o di Orsetto Musetto, oppure del Cavaliere Giallo, ed inviarlo all'indirizzo che trovi alla fine di questo video. Ci piacerebbe tanto. Lo farai? Il nostro viaggio ora è finito. Chiudo la valigia e ti saluto. Se in questo video ti sei divertito, potrai tornare in un minuto. Basta cliccare sul link che tu hai e Orsetto Musetto e Licia Musina ritroverai. Ciao! Ciao! Andiamo, Musetto?